Ricordo ancora la vita prima della guerra. Ricordo che eravamo diversi e vivevamo lassù, in superficie. Eravamo i padroni di tutto il mondo. Costruivamo enormi città di vetro e cemento. Attraversavamo gli oceani e solcavamo i cieli. Eravamo 7 miliardi e nessuno di noi era nato per vivere nelle gallerie. Io sono nato per respirare aria pura, me lo ricordo. L'ultima guerra ha eliminato quei 7 miliardi di persone. Solo 50.000 sono riuscite a sopravvivere sottoterra, visto che la superficie è contaminata, bruciata e piena di orribili mostri. Forse un giorno le radiazioni in superficie diminuiranno e i nostri nipoti o bisnipoti potranno tornare a vivere lì. Questo almeno è quello che pensano tutti i miei fratelli dell'Ordine. Praticamente non c'era rimasta nessuna speranza, però gli esseri umani non sono fatti per arrendersi. Ci siamo arrangiati con quello che c'era rimasto, collaborando per fare della metropolitana la nostra nuova casa. In fondo potrebbe essere l'ultimo posto sulla Terra in cui gli uomini possono ancora vivere. Per un po' abbiamo pensato di potercela fare. Ma purtroppo la guerra non ha cambiato le nostre pessime abitudini. Nella relativa sicurezza delle gallerie, la corruzione proliferava. E quando il pericolo proveniva dalla superficie, solo pochi di noi vi si opponevano. Ed eravamo sempre meno numerosi. Ma io ricordo di essere nato per una vita migliore e non posso accettare l'idea di invecchiare e morire sottoterra. Non mi importa se mi considerano un idiota, ma se là fuori esiste ancora solo un barlume del vecchio mondo, io devo trovarlo. Tra lunghi anni di triste sopravvivenza e un singolo momento di speranza, io scelgo la speranza. Devo trovare quel segnale.
Sono spente. Ora è notte alla stazione. Non preoccuparti. Ok, ok. Su, apri. Stanno aspettando. Forza! Sappia quello che ha fatto Artyom. Come faccio a saperlo? Chiediglielo di persona. Ci ha contattato via radio dall'anello. Dice che domani sarà qui. Niente. Ehi, voi! Lasciatelo in pace. L'ho ucciso io con la mia chioda. Che impari a cavarsela da solo. Altrimenti come può pensare di sopravvivere nell'anello? È ora di svegliarsi. Tieni duro, Artyom. Con una bella dose di sangue spartano starai meglio. Thank you.
Bastion, sei sveglio? Tranquillo, il dottore ha detto che starai bene. Vuoi farmi morire di crepacuore? E se la prossima volta non tornassi dalla superficie? Non c'è nessuno là fuori, Artyom. Nessuno da trovare o con cui parlare. Se ci fosse qualcuno, non credi che sarebbe qui? Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. Ci siamo solo noi. Colonnello. Salve, Alex. Eccoci. Stupido testardo! Quante volte dovremmo affrontare la stessa conversazione? Per me puoi anche morire inseguendo il tuo sogno delirante, ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie? Papà, ti prego. L'ordine è a corto di uomini dopo la battaglia per il Dissei e tu te ne vai! Qui c'è bisogno di te, ma tu pensi solo alla tua egoistica ossessione! Ora basta con queste stronzate! C'è solo la Metro, nient'altro! E l'ordine è qui per difenderla! Se non noi, allora chi? A me sembri in forma. Preparati ad andare via. Poi discuteremo del tuo trasferimento alla Polis. Vieni, dobbiamo parlare. Chiamo il dottore. Artyom, ti prego, promettimi che non succederà più. Ci vediamo dopo. Artyom, siamo riusciti a salvarti per il rotto della cuffia, ma la gente continua a donarti sangue che potrebbe salvare molte altre vite e tu insisti a contaminarlo. Non pensi che sia ingiusto? Cercherò di essere chiaro. Non garantisco che la prossima volta potrò salvarti. Peccato che passino così tanto tempo in superficie. Artyom, cerca di evitare altri rischi inutili, ok? Anche se trovassi qualcuno là fuori, probabilmente avrà già i suoi problemi. Che senso avrebbe entrare in contatto? Ricordo che subito dopo le bombe i segnali dall'esterno erano piuttosto frequenti, ma poi sono cessati. Molto tempo fa. Questo non ti dice niente? In ogni caso, la vita è la tua. Artyom, capisco come ti senti, ma non puoi sempre farti carico di salvare tutta la Metro. Perché continui a cercare una soluzione da solo? I tuoi amici dell'ordine sono tornati ad aiutarti. Sembra che il colonnello ti rivoglia nell'unità. Perché perdi il tuo tempo nella nostra stazione o là fuori a caccia di fantasmi? Se gli Spartani lo chiedessero a me, mi unirei a loro senza pensarci due volte. In ogni caso, buona fortuna, Artyom. Neanche io. È un peccato che passino così tanto tempo in superficie. È il loro lavoro, purtroppo. Lavoro. Zio Artyom, non preoccuparti, io ti credo. Beh, non tutti possono sopportare. Quando là fuori troverai un posto senza radiazioni, mi porterai con te. È così che siamo sopravvissuti, signore. E quanto credi che Artyom, smetti di illuderlo con false speranze. Non voglio che vada fuori di testa come te. 10 anni. Non dorme più da quando gli hai raccontato quelle stupide storie. Pensi che così lo aiuterai a stare meglio? Per favore, lascia in pace mio figlio. Come faremmo se tutti gli... Sono stupido di spiegarmi sempre le stesse cose. Papà,
impossibile passare tutto questo tempo in superficie. No. Sì, non voglio perdere mio marito a causa delle radiazioni. Non sopporto che sfidi ogni giorno la morte là fuori. Ma perché mi provi a credere almeno per un secondo che Artyom abbia ragione? E se avessi veramente sentito quel segnale? Riusciresti a perdonarti se ci lasciassimo sfuggire questa occasione? L'occasione di tornare a una vita vera, di far crescere i nostri figli all'aperto, sotto la luce del sole, il vero sole. Ah, io so che non me lo perdonerei. E vabbè, parliamone di nuovo con Artyom. Però tieni presente che, anche ammesso che abbia sentito veramente dei segnali, potrebbe non essere necessariamente una cosa positiva. Comunque ne riparliamo tutta, non in un luogo pubblico. D'accordo. Non credo ai miei occhi. Artyom, stai bene? Ci posso prendere un bello spavento. Artyom, come va? Sono felice di vedere che stai signori, bene. Fate la dobbiamo proprio festeggiare. Artyom, ancora un paio di cicatrici e non ci sarà donna in grado di resistere al tuo fascino. A proposito, come erano i pensieri? Ragazzi, lasciatelo respirare. Bentornato. Bello. Ehi là, Artyom. E va bene, siete tutti in congedo. Vi do 2 ore. Sì! 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 Sì. Ah, ufficiale! Sì. Sapete che così, ho portato qualcosa. Ci risiamo. Non facciamo come l'ultima volta. Tieni duro, Artyom! La sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Ah, già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo gracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto. Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Forza, non è il caso di prenderci altre radiazioni, tesoro. Ah, papà mi ucciderebbe se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off-limits dell'Ansa. Sei già stato tra tutte queste rovine. Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Se è ridotta così, immagina come deve essere il resto del mondo. Niente può vivere in posti del genere, tranne di Mosca. Forse dovresti tornare nell'ordine. Che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Un appartamento con una cucina e una doccia. Andiamo uno per volta. Non è abbastanza stabile. Ora tocca a te. Ok, direi che il peggio è passato. Ehi, hai sentito? Devono averci sentito scendere dal tetto.
e hanno deciso di tenderci un'imboscata. Si stanno facendo furti. Acceleriamo il passo. Ora tutti sanno che siamo qui. Non capisco perché questa zona sia off limits per gli soldi. Le radiazioni e le bestie non sono diverse dal sole. Fermo! Che la zona è off limits. Se tutti i branchi sono così. Merda, è troppo alto. Ehi, Artyom, aiutami a salire lassù. Dovevate controllare prima, idioti! Artyom, grazie al cielo. Queste persone sono dell'ANSA, non dell'Ordine. Bastardi! Guarda come ti hanno conciato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ehi, ma che cosa sta succedendo nella vostra musca? Vostra? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma... riusciamo a cavarcela. Artyom, avevi ragione. C'è davvero gente che vive qui fuori. Non lo sapevamo. Credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo, daremo la notizia a tutta la metro. Voi due fuori! Ehi,
Ci avete portato nel bel mezzo del nulla. Possono farcela. Almeno ridategli le loro maschere. Non avranno bisogno delle maschere. Ascoltami bene, se esci di qui non tollereremo altre cazzate, intesi? Animali! Come possono? Che posso fare? Un mutante? Custode! Un umano? Ma come hai? Oh santo cielo! Quindi quando lei urlava era per te? Sei vivo? Sei venuto per lei? Ok, bene. Ti aiuterò. Finalmente potrò rendermi utile. Ok, l'hanno portata dal capo della base per l'interrogatorio. Non posso portarti all'ingresso principale, troppe guardie, ma potremmo intrufolarci dal retro. Andiamo, ma senza fretta. Se ti notano, siamo entrambi spacciati. Stop! Meglio non passare sotto la luce. Senza fretta! Ah, sembra che tu sia tornato. Abbassati e non fare rumore! Far funzionare la testa, eh? Vedi quella scala? Resta vicino al muro! Yermak, sei tu? Mi sono arruolato. Cosa stai borbottando? Aiutami ad aggiustare questa roba! Sì, signore! Subito! Dai, dai! Dovrebbe essere una passeggiata per te! Perché ci metti tanto? Ho una scarpa slacciata. Arrivo subito. Ogni calice, c'è un problema con i generatori. Dovresti dare un'occhiata. Manca solo che tu mi dica che cosa fare. Pensa a riparare questo collegamento. Forza, muoviti, vecchio sacco di oro. Aspetta! Dovrai eliminarlo senza farti notare. Pensi di farcela?
città. Sta guardando di qua e noi dobbiamo raggiungere quella porta. Cerca di distrarlo. C'è un po' di roba qui intorno. Lancia qualcosa. Bene, ora un bel lancio. Speriamo che il rumore lo distragga. Ben fatto. Forza, vieni. Passa, coraggio. Buona fortuna. Questo sistema fornisce aria al centro di comando. Non è molto grande. Aspetta il momento. Io farò quello che posso, ma non lo puoi immaginare. Non sono un granché in combattimento. Chi cazzo sei? Siro di Odi! Allarme! Incustodita là. Andiamocene prima che si riprendano. Guardie! Attraversi il cortile senza farti vedere e usa la porta delle guardie. Qui, presto! Andiamo! Tutti i soggetti chi non sei autorizzati. Tu? Andrei Ivanovic Yerbak, il macchinista del treno. Vai ora, raggiungi l'hangar. Da lì posso farvi uscire. Conoscono, ci arriverò facilmente. Ci stai aiutando, Andrei Ivanovic? Avevo una... Ah, mi sa che te lo spiego dopo. Spero. Fate attenzione. Artyom, vedo un nemico. Dammi una spinta. Si vede poco con questa tempesta di neve. Ricorda l'indicatore di visibilità, Artyom. Se ti muovi con calma e senza farti illuminare, avrai più possibilità di non essere notato. E non accendere la torcia, potrebbero vederti. Artyom, arrivano! Sono in due. Resterò io a coprirti dall'alto. Thank you.
Normalmente si fingono civili. Voi reclute pensate sempre di sapere tutto dopo la prima settimana di servizio. Certo, non c'è. Ma sembra tutto tranquillo. Bene.
Attenzione, il centro di comando è sotto attacco. Cambio posizione, Artyom. Tutti i soggetti non autorizzati vanno abbattuti all'istante. Artyom, ti lascio il proprio movimento per il personale civile fino a nuovo ordine. Attenzione, il sistema di disturbo è di nuovo attivo. Bel lavoro, Artyom. Siamo dentro. Puoi togliere la maschera, Artyom. Ora dobbiamo trovare Yermak e la sua locomotiva. Non c'è nessuno là fuori, poco ma sicuro. È il cancello esterno, perciò possono essere solo i custodi. E se fossero dei nemici? Allora i custodi si saranno riempiti lo stomaco. Beh, lo dici tu. Eppure è molto sospetto. Usa pure quello che pensi. Resta qui, non si sa mai. Spostatevi alla sala generatori. Continua senza farti notare. Non c'è bisogno di fare gli errori. Aspettiamo che si allontanino. Si può sapere che cos'è io? Proprio Fario. Avevi solo un'uscita in programma per domani e comunque adesso verrà cancellato. Dai tempo adesso. Dopo faremo un bel discorsetto sul... Via libera! Ah, che bello vederti qui! Va tutto bene? Tutto bene, grazie. Ok, non abbiamo molto tempo, torneranno presto. Vado alla locomotiva, dovrebbe essere pronta. Va lassù e attiva il meccanismo della piattaforma. E tieni gli occhi ben aperti, potrebbero trovarci con l'intera base addosso. Non abbiamo più tempo. Artyom, la piattaforma va attivata. Allarme! Tutti i gruppi all'hangar! Thank you.
bene! Ehi! Sulla piattaforma c'è un comando manuale! Facciamolo insieme! Ancora un po'! Sì! Sparate a quei due, riguardo al macchinista. In che senso dovremmo ucciderli? Ma noi non siamo qui a contraddirvi, soldati! Calma! Ora sentiremo cosa da dire il colonnello. Colonnello, signore, qui abbiamo un problema. Papà! Ragazzi! Siamo noi! Aiutateci! Anna, ma che diavolo, Artio! Ragazzi, che ci fate voi qui? Questa sì che è una sorpresa. Colonnello, andrete sotto corte marziale, tutti quanti! Fate silenzio, tutti! Non riesco a crederci. Davvero, non riesco! Merda! Allora è la verità! Tu stai lavorando per loro! Questi bastardi hanno sparato! Come siete finiti qui? Non importa! Non avete la più pallida idea del guaio in cui vi siete cacciati! Non abbiamo più alternative! L'Alza non farà finta di niente! Ah, ma non mi dire! No, non me ne sto, calma! A che serve il disturbatore? Perché ci nascondono che non solo Mosca è sopravvissuta? E poi là, nella posta, ci sono delle persone, gente di altre città, sono tutti morti, tutti! Donne, bambini! Spiegherò tutto più tardi, ogni cosa. Nonnetto, com'è la situazione là fuori lungo il percorso? Il tragitto è a posto, almeno per 100 chilometri. In zona c'è un posto sicuro dove fermarci? Certo, ma dobbiamo sbrigarci, hanno mobilitato l'incrociatore. Allora, signori, Artyom e Anna hanno scatenato un vespaio e ora come ora non possono tornare a Mosca perché secondo la legge marziale verrebbero giustiziati. Dovrò portarli fuori città finché le acque non si saranno calmate. Ma voi dovrete restare. Intesi, maggiore? La mia gente non ha niente a che fare con questo... Sai bene che non sono io a decidere. ...del disturbatore. Comunque vada, io mi batterò per i nostri. Ma certo, Artyom, Anna, sono con noi. Non abbandona nessuno. Se non vuoi, chi? Bene, spartani, buttateli fuori, date vapore e partiamo. Vieni con me, Artyom. Prendiamo un po' d'aria. Sono felice che i ragazzi siano dalla nostra parte. Sembra che mio padre abbia deciso di non dire niente. Abbiamo passato 20 anni nella metro, credendo che il resto del mondo fosse solo un cumulo di macerie. Invece avevano circondato Mosca di disturbatori e noi non ne sapevamo niente. Un piano perfetto. Mentre tu ti esponevi alle radiazioni in superficie, mio padre continuava a mentirci. Ha mentito a te, a me, a tutti! Basta! Sono raggiunti!
Andate sopra la testa! Siete avvertiti! Se non fate come ordinato, spareremo per uccidere! Sono belli corazzati! Guarda quante mitraglie! Contento? È questo che speravi di trovare! Come puoi incontrarlo? Lo sapete tutto e non avete niente! Questo è l'ultimo avvertimento! Fermate subito la locomotiva! Oh, cazzo! Come bene, stai? È solo un graffio! Ok, okay, ci fermiamo! Ma vi informo che i nostri freni non sono messi molto bene! Yeah, inizia a rallentare. Facciamogli credere che ci arrenda. Ah, sì, finalmente! Ora continuate a frenare fino a fermare. Beh, le granate gli farebbero il solleggio, quindi... Se agissimo dall'interno, non abbiamo abbastanza esplosivi, a meno che non li mettiamo tutti quanti nella loro campagna. La prego, colonnello. Lasci fare a me. Sono io a scegliere i volontari qui. Sarà Artyom a farlo. Perché Artyom? Che è colpa sua, e ora fuori mediano. Artyom, saltami là appena iniziamo a rallentare. Io farò il possibile per distrarti. Esplosivo assalto. Jacob! Sì, perciò niente cazzate, Miller. Non ci sono posti in cui andare. Voi non siete mai stati qua fuori. Noi sì. Non avevamo intenzione di allontanarci troppo. Solo un giretto fuori città in attesa che si calmassero le acque. Voi ci sparate addosso. Se ci fermiamo, ci lascerete andare? Devo arrestarti e portarti davanti a un tribunale. Credo che tu già conosca le accuse che ci verranno mosse. Diversione e tradimento. Prendi per il culo, vero? Io, un traditore? Tu che ne dici? Dove pensavi di portare quel treno, eh? Un diritto di piacere? No, la risposta è una sola. Ti sei venduto. E ora cercavi di tornare dai tuoi nuovi padroni. Quindi hai già emesso il verdetto? Non avremo neanche l'ombra di un processo. Balla finita! Cosa state trasportando? Mappe? Piani delle nostre difese? Volevi comprarti un futuro al caldo vendendo le nostre vite? Maledetto storpio! Piani? Tradimento? Vi abbiamo servito per anni senza fare domande! Abbiamo versato il nostro sangue per la causa! Ti sei venduto! Loro ci hanno distrutti! E tu? Sono sempre stato un militare! Unità 13, preparatevi! Alla mia gente! Al mio paese! Non la regalerò a dei parassiti come te! Tempo scaduto, Miller! Calma! Stiamo rallentando! Ma i freni di questo catorzo sono messi male! Rilassati, colonnello! Ci pescheranno i miei uomini a darvi una mano! Funzionare. Maledetto bastardo! Avrei dovuto fare di tutto!
non siamo più solo traditori, ma anche pericolosi sabotatori nemici. Ci siamo fermati a 100 km da Mosca per controllare i contatori Geiger. Sono tutti a livello verde, neanche fosse un complotto. Eppure questo fatto straordinario sembra non aver suscitato grandi reazioni. I ragazzi sono confusi, non sanno cosa li aspetta, io aspetto delle risposte. E spero che il comandante di cui fino a poco tempo fa mi fidavo ciecamente riesca a darci delle spiegazioni estremamente convincenti. Troviamo un bivio, per così dire, e tutti non possono fare altro che chiedersi: e ora che strada dobbiamo prendere? Già, è il genere di risposta che mi aspettavo da te, ma hai reso l'idea. Allora, il contatore funziona? L'hai controllato? Sì, tutto verde, ho verificato. Anche quello di Stefano è verde. Non ci servono le maschere qui. Allora, stavano dicendo la verità. Chi stava dicendo la verità? Perché non mi rispondi? Chi era quella gente che voleva ucciderci? Perché erano pronti a spararti? A te, il comandante dell'ordine! Ci devi una spiegazione! Beh, meglio togliersi questo dente fin da subito. La guerra non è ancora finita. In che senso non è finita? Ora ci arrivo. Gran parte delle nostre città è distrutta. E il resto del paese, con molta probabilità, è in mano al nemico. Per evitare nuovi attacchi nucleari contro di noi, il comando ha optato per l'unica soluzione fattibile: fingersi morti. E per mantenere il silenzio radio, hanno creato il sistema Scuro, una rete di disturbatori che copre Mosca e tutti i suoi dintorni. L'hanno creato per evitare che qualche radioamatore troppo zelante scatenasse una pioggia di bombe sulle nostre teste. È proprio uno di questi disturbatori che è stato disattivato da qualcuno qui presente. E non avresti potuto dircelo prima? Prima che Artyom portasse fuori quella radio esponendosi a tutte quelle radiazioni? No! Io stesso l'ho saputo soltanto 6 mesi fa, con l'avvertimento che se avessi parlato mi avrebbero ucciso. Così ho detto a tutti che si trattava di una stazione meteorologica. Con il dovuto rispetto, signore, se non possiamo tornare indietro, forse dovremmo andare avanti. Io avrei un'idea, ma... Artyom, invece di continuare con la tua silenziosa disapprovazione, controlla le frequenze radio. Ora dovremmo essere fuori dalla portata dei disturbatori, perciò potrebbe valerne la pena. Cerca trasmissioni provenienti dall'Arca. Ora capisci perché il comando adesso ci considera dei traditori. Abbiamo disattivato un disturbatore, sparato a lui, distrutto un treno di pattugliamento e abbiamo anche lasciato Mosca. Considerate queste premesse, a cosa servirebbe un processo? Non possiamo più tornare indietro. Il che significa che possiamo solo continuare ad andare avanti. Comando? Ma di che comando parla? Il comando per la difesa di Mosca. Hai mai sentito parlare dei custodi invisibili? Sì, ma sono una leggenda metropolitana. Ma è ancora fedele alla causa. Raggiungete sono il loro il comando. La posizione del punto sicuro di che abbiano a cuore la gente, non vogliono solo coprirsi le spalle. Hai menzionato. Un momento, che cos'era? Area 18. Tratto 5. Ascoltate tutti. Raggiungete il punto di incontro. La posizione del punto di incontro è 1-8-1-1-7-9. Area 1-8. Cosa indicano quelle coordinate? Riusciremo a superare ogni ostacolo. Deve essere qui, da queste parti. Il monte Yamantau. Perciò da qui il tragitto dovrebbe essere questo. Questa è la nostra meta. Allora è quello che stavi cercando? Sì, esattamente. Il progetto Arca è un'intera città sotterranea, enormi magazzini, macchinari, i migliori esperti. È la sede del comando generale. Tutti i leader del paese si trovano lì e hanno già iniziato a organizzare la ricostruzione. Ne informeremo che a Mosca c'è ancora vita. I nostri sforzi sono serviti. Tutto cambierà, tutto. Vi rendete conto?
Per tutti i superstiti della guerra, sta per iniziare una nuova vita! Ottimo, a proposito, ci saranno anche donne singole in quel posto? Così mi piacete! Beh, direi che è il momento perfetto per... tirarlo fuori, Damir! Tirare fuori che cosa, colonnello? Quel liquido che si agita nella tua borraccia, cos'è? Pensi forse che sia sordo? Ah, quello! Certo, solo un momento, è che avevo capito un'altra cosa. Gli orali non sono dietro l'angolo. Meglio fare il possibile per renderlo un viaggio piacevole. Che ne dite di dare un nome a questa vecchia ferraglia, eh? Sì, sarebbe anche ora. Chiamiamola Anna e non se ne parli più. Ah, vai al diavolo! Allora, benvenuto! È già meglio. Avanti, fuori le idee! E se la chiamassimo Aurora, come la dea romana e come l'incrociatore che... beh, lo sapete. Ora sì che ci siamo. Niente male, mi piace. Ah, gran bel nome. Suona bene, ma quale incrociatore? Te lo spiego dopo. Beh, allora è deciso. Brindiamo a Aurora. Ehi, Artyom, diamo un'occhiata alla mappa. Bene, per adesso direi che può bastare. Yermak, macchine avanti tutta! Ricevuto! Avanti tutta! Wow, è un bel po' di strada. Chissà quanto ci vorrà. In ogni caso ci arriveremo. Come stai, Yosh? Oh, Anna, aspettavo una freccia scagliata da qua e mi sono beccato un proiettile sparato da uno stronzo. Sei sicuro di stare bene? Ti conosco. Le cicatrici fanno sempre colpo sulle ragazze. E dove siamo diretti ce ne saranno un bel po'. Mi accontento anche di poco, è la qualità che senti anche tu come dolce l'aria senza la maschera. E non è solo dolce, il suo odore ha mille altre sfumature. Che sensazione strana, eh? Ricordo quando mi hai detto di esserti tolto la maschera in cima alla torre di Ostanti. Quando hai spedito quei missili addosso ai tempi, com'era? Amaro. Pensa che se non avessi dovuto lanciare quei missili, probabilmente non saresti mai salito su quell'edificio e non avresti mai ricevuto il segno. Strano. Vento qualsiasi se ne porta dietro un altro. Gli anelli di una catena che ti tocca tirare su da un pozzo buio e profondo. Gli anelli emergono dall'acqua scura e in fondo c'è un secchio, ma che cosa contiene? Questo è il vero mistero. Adesso spesso queste immagini non devo fare una scelta. Non puoi lasciare andare la catena e sai che dovrai comunque bere dal secchio. Beh, che dire, c'è gente. Allora, come ci si sente ad essere il Mosè che ha tirato su questa catena? Non è stupido pensare a cose del genere quando nella vita non ho fatto altro che eseguire ora. Beh, non per te, chiamo a te. Ma sto curioso di sapere che cosa c'è in fondo alla tua vita. Come va, Artyom? Pare che ora il colonnello, volente o nolente, abbia un nuovo scopo nella vita. È tutto grazie a te. Ci ricordiamo tutti come ti sei battuto nel deserto, ciò. Qualunque cosa accadrà, saremo al tuo fianco. Conta pure su di noi. Ehi, come va? Certo, però che avreste potuto chiamarmi per brindare alla Aurora. E comunque sono ancora convinto che Belzebù fosse meglio. Prego, accomodati. Sai, essere sincero, sono piuttosto stanco.
parlavano di stazioni meteo e centri di osservazione sulle migrazioni dei mutanti. Ero orgoglioso di fare la mia parte. Poi, circa 2 mesi fa, hanno caricato un gruppo di persone sull'Aurora. Dopo un po' le guardie hanno fatto scendere tutti e sono tornate da sole. Dicevano che il gruppo era stato portato in una stazione vicina, ma io sapevo che era crollata anni fa. Qualche giorno dopo, tornando da uno dei miei armato il treno, si sono scesi, ho trovato quella gente. Dopo tutti quegli anni nella metropolitana, l'aria della superficie sembrava incredibilmente fresca, inebriante. Ma non era per via dell'aria che l'equipaggio era euforico. Il nostro viaggio aveva finalmente una meta, quella indicata dalla trasmissione del bunker governativo negli Urali. Per 20 anni abbiamo creduto che né il governo né l'alto comando dell'esercito fossero sopravvissuti. E invece ci sono. Congelando, tesoro? Ecco, così potrai scaldarti un po'. Che dici, quante possibilità abbiamo di arrivare vivi allo Yamantau? È l'unica cosa a cui pensa mio padre. Così finalmente riavrà il suo onore e potrà tornare alla metro e alla sua vecchia vita. La vita da cui tu hai sempre voluto fuggire. E pensare che non ti ho mai creduto. E ora me ne sto qui a guardare questa nebbia e a pensare chi potrebbe nascondere la nostra vita futura. A proposito, presto dovremmo arrivare al ponte. Merda! Un fuoco! Della gente! Ci sono delle persone! Frenate!
Va tutto bene, Artyom? Merda! Hanno forato un cilindro! È grave! Possiamo muoverci? No! Siamo bloccati! Merda! Maledetta nebbia! Forse era una specie di posto di blocco! Chi erano? Portavano uniformi? No, indossavano stracci. Anziani, straccioni. Anziani e straccioni. Devono essere le guardie perimetrali. È un incarico che assegnerebbero anche a donne e bambini. Quindi sono loro. Li abbiamo trovati, colonnello. Non possiamo esserne certi. Pensavo di incontrarli molto prima. Quel carrello è diretto al ponte. Ci sono delle fortificazioni là. Sembra tutto tranquillo. Un villaggio e una chiesa sull'acqua. Servono informazioni. Artyom, ho segnato un punto sulla mappa. Raggiungilo e scopri il più possibile su quel ponte. Meglio ancora se riesci a catturare qualcuno. Anna, tu coprilo. Signor sì. Vado anch'io con Artyom, come rinforzo? No, finché non capiamo bene la situazione, tu non ti allontani di un millimetro dall'Aurora. Se la caveranno benissimo da soli. Yermak, quanto ci vorrà per rimettere in moto l'Aurora? Non lo so, devo dare un'occhiata al cilindro. Ma direi almeno un giorno. Ok, mettiti al lavoro. Spartani, prepariamo l'Aurora. Dovremo difenderci. Stepan, Damir, al perimetro. Subito. Signor sì. Luke, tu controlla l'area nelle vicinanze. Idiota, tu tagli copertura dall'Aurora. Signor sì. Sam e Alyosha, tenetevi pronti. Signor sì. Andiamo, Artyom. Non ho più la sua fiducia. Se così fosse, te lo direi, Sam. Fallo finito. Non dimenticare lo zaino. È un nuovo modello, una specie di officina portatile. Il manuale è all'interno. Dentro non ci sono i materiali di base. Quelli dovrai procurarteli tu. Forza, muoviamoci, Artyom. Fate attenzione là fuori. Certamente. Come posto tutto. Di blocco era piuttosto improvvisato. E quei tizi, beh, non sembravano affatto dei militari. Solo dei vecchietti. Occhi aperti là fuori. Ricordatevi che quasi tutto il paese è distrutto o occupato. Anche chi parla la nostra lingua potrebbe stare dalla loro parte, per scelta o per paura. Chiaro? Hai sentito quella campana? Evidentemente li abbiamo spaventati. Forse stanno con il nemico. O sono costretti a perdere. Scendo giù. Fantastico! Ehi, cos'è stato? Vai a dare un'occhiata. Mentre eri lì dentro ho dato un'occhiata in giro. Quel traliccio potrebbe essere il posto perfetto per un cecchino. Andiamo.
una barca. Sembra che non dovrei andare a nuoto. Probabilmente la gente del posto si sposta così. Ok, Artyom, tu porta la barca alla chiesa. Io nel frattempo salgo su. Vi avverto appena sono in posizione. Bocca al lupo. Santo padre Silantius ha già iniziato il sermone. Entra nel tempio e ammira la luce della verità. Siamo un gruppo pacifico, quindi non estrarre le armi. E benvenuto. Avevo perso la speranza. Anche noi non siamo di qui. Silantius ci ha imprigionati un anno fa. Sì, la gente del ponte non parla con gli eretici. Ma io vi dirò tutto quello che ho visto qui in un intero anno. Oh, sono le guardie del ponte. Silantius le ha plagiate come tutti gli altri, ma loro sono armate. Presto, da lì si può scendere. E giù al pontile c'è una barca. Anche noi ne abbiamo una. Ha ragione, Ale. Vai alla barca. Torneremo a prenderla più tardi, tranquillo.
durante il sermone. E poi? Beh, era lì e poi è come sparito, come ha detto padre Silanti. In barca durante il sermone. È come sparito, come ha detto padre Silanzio, se quest'uomo è stato mandato dal diavolo. Sì, so cosa ha detto padre Silanzio. Hai visto dove è andato? Beh, è sparito, è tutto qui. Che cosa c'è? Era nascosto là in alto. Dicono che fosse Satana in persona. E tu credi che sia vero? Satana è il tuo padrone, ti sta coprendo? Beh, credo che ci sia qualcosa nel deposito. Non ti sottrarrà alla vista di un sacro guerriero. Basta così, mi arrendo! Non ti agitare! Se solo avessi avuto un po' di fortuna. Ci può fare. Non sparare! Thank you.
ci odieranno ancora di più. In ogni caso, Katie e Nastia sono con me. Ci vediamo a bordo dell'Aurora. Dai un'occhiata alla mappa. Da dove sei, ti basterà rimanere dritto. Da questa parte! Una balena? È enorme, cazzo! Il vecchio mi ha spedito a fare la sentinella avanzata. Mi ha detto di starmene buono e di non entrare in azione per nessun motivo. Così sono stato lì a guardare. Meglio che in prima fila. Ecco Artyom, riemerso dall'inferno dell'occupazione. Sei vivo! Grazie al cielo! Dopo quello grazie che ci ha raccontato Duke. Ma c'è un'altra cosa che vorrei chiederti. Certamente. Cosa sai delle forze di occupazione? Come? Mi spiace, ma non capisco cosa... Quindi non hai mai visto un esercito straniero in quest'area? No, non ho visto eserciti. Ma non siamo mai state in posti importanti. Capisco. Artyom, un momento.
Artyom, passa da me quando hai finito di parlare con il vecchio. Ho una sorpresa per te. Hai fatto benissimo a salvarle, Artyom. Katia ci ha fornito informazioni preziose. Nascosto nel porto c'è un meccanico, Crest. Se vogliamo riparare l'Aurora in tempo utile, ci servirà il suo aiuto. Yermak non può occuparsi di tutto da solo. Perciò, appena sei pronto, vai al porto e chiedi a Crest se vuole unirsi a noi. Poi torna al più presto. Dovremo decidere cosa fare con i fanatici del ponte. Ora sappiamo per certo che il ponte funziona. L'hanno attraversato l'anno scorso quando sono arrivate qui. Beh, almeno adesso alcune cose sono più chiare, ma restano molte domande. È addirittura possibile che non ci siano forze nemiche da queste parti. Probabilmente presidiano solo le zone chiave. In ogni caso, sapremo tutto una volta raggiunto lo Yamantau, e lo sapremo direttamente dai piani alti. In confronto, il governo di Mosca è un'assemblea di quartiere. Perciò ora dobbiamo solo capire come attraversare questo maledetto ponte. Che mi dici dello zaino? È comodo? Ti permette anche di agire furtivamente. Ho un bel regalo per te. Fucile Tikar. Ti ricorda qualcosa? È pneumatico, ma sai il fatto suo. E fabbricare i proiettili è semplicissimo, anche sul campo. Ricorda solo di tenere alto il livello della pressione, altrimenti sarà come sputare i proiettili con la bocca. Per il resto è un fucile affidabilissimo. Sono molto soddisfatto. Perciò vedi di fargli onore. E ogni tanto, appena puoi, fatti rivedere. Ho già un paio di idee per migliorarlo. Grazie, Artyom. Se non fosse per te, non saremmo mai riuscite ad andarcene da lì. Erano tutti occupati a cercarti. Poi Anna ci è venuta a prendere. Sì, grazie, zio Artyom. E tua moglie è bravissima. È anche gentile e tanto forte. Grazie, zia Anna. Sentito, Artyom? L'ho sempre detto. Hai avuto fortuna a trovare una come me. Tutti abbiamo avuto fortuna. Anna è un vero occhio di palo. E vorrei che anche la tua mamma venisse con noi. Con un'infermiera non ci ferma più nessuno. Katia! Nastia! Che ne dite di un po' di tè? Coraggio! Grazie. Allora, Katia, di dove sei? Ciao, Artyom! Si rivede, Artyom. Hai fatto faville là fuori, eh? O almeno così dicono. Urali del Sud. Un paio d'anni fa abbiamo saputo che